7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ciao a tutti e benvenuti a Amazon. Sono Jason, sono qua oggi con un altro unboxing di un prodotto che state su Amazon.it. Oggi si tratta di una telecamera di sorveglianza Wi-Fi per casa. Questo modello si chiama Mi Bao D600. È una telecamera di 1080p Full HD. Stavo cercando una telecamera di sorveglianza più che altro da mettere in casa perché fra un mese e mezzo ci vive un cucciolo di maltese. E volevo qualcosa per mettere in casa per controllare il cane quando non ci siamo. Adesso facciamo così, adesso la apriamo su quella scatola, ti faccio vedere tutti gli accessori, poi vi do tutte le caratteristiche e ti spiego perché ho scelto questo modello. Allora, apriamo subito la scatola. Io l'ho già aperto giusto per controllare se c'è tutto. La telecamera è questa qua. Ma se volete vedere la scatola che arriva, è questa qua. C'è un po' di informazione fuori, basta. Questa è la telecamera. Qua dietro abbiamo un ingresso per il micro USB, poi c'è un tastino per fare il reset. Sarà per resettare la rete Wi-Fi. Poi abbiamo un libricino di informazione, come warranty e garanzia. E poi abbiamo il libricino di istruzione. C'è anche in lingua italiana, c'è inglese, francese, spagnolo, italiano. Allora, qua dentro abbiamo un adattatore, mi sembra inglese, che non ci serve. Allora, compresa nella scatola abbiamo una presa con attacco USB. Ovviamente se avete già uno in casa di cellulare, voi potete usare anche quella. Poi abbiamo un cavo micro USB, USB normale. Ovviamente per mettere qua dietro. Allora, il resto è abbastanza lungo questo. Infatti sarà un metro e mezzo. Più o meno. Allora abbiamo il cavo. Questo è il libricino. Allora qua sotto ci sono due vite. Due tasselle per attaccare volendo, si può attaccare al soffitto. Praticamente questa va inserito qua sotto e si può attaccare sopra sotto così. Allora, un po' di caratteristiche: ha visione notturna, audio bidirezionale, che vuol dire si può sentire l'audio dove l'aveva lasciato questa telecamera di sorveglianza, e puoi anche parlare usando l'applicazione, puoi mandare un messaggio vocale, diciamo, lì puoi dire il cane a smettere quello che sta facendo. Abbiamo notifiche in tempo reale del sensore di movimento, praticamente sull'applicazione ti manda le notifiche se vedi qualcosa muovere in casa. Io per adesso ho provato un po', l'ho spento perché sennò ti vengono notifiche ogni due minuti. Si può mettere un SD fino a 64 GB che non è compreso nella confezione. Praticamente adesso quando accendiamo li va a mandare tutto verso l'auto e si inserisce il SD sotto, dopo te lo faccio vedere. Se no c'è il servizio cloud pagamento, quindi si può salvare i foto e video online. È abbastanza costoso, a parte di 10 euro al mese. Questo non lo faccio, adesso lo lascio dell'SD e basta.
Abbiamo una rotazione di 355 gradi e abbiamo un'inclinazione di 115 gradi. Qua c'è scritto che ha una specie di monitorizzazione AI automatico. In teoria c'è scritto qua, quando un oggetto si sposta all'interno del raggio di sorveglianza, la telecamera rota automaticamente dopo l'oggetto di tracciamento si sposta e registra. Tutto ciò cade. Tutto ciò che è caduto in casa. Praticamente dovrebbe muovere da solo. Io ho provato un po', non sono riuscito a farlo funzionare. Non ho trovato l'impostazione di questa opzione. Non lo so, devo provare ancora un po'. L'applicazione si chiama Y-E-E-O-T. Sì, un nome un po' di cavolo, ma l'applicazione si chiama così. Adesso facciamo così, adesso io cambio l'inquadratura, l'inquadratura della ripresa, così potete vedere da vicino. Io mi sono già portato avanti, già scaricato l'applicazione, è già abbinato la telecamera. Adesso cambiamo l'inquadratura e te la faccio vedere da vicino, così vedete bene come funziona. A dopo. Ok, eccoci qua. Come ho detto prima, l'applicazione si chiama Y-E-E-O-T. E questo qua è l'angolino. Se fate fatica a trovarla, c'è sempre sul manuale di istruzione, c'è codici QR che potete scannerizzare e la trovate subito, senza problemi. Come detto prima, io già ho già installato l'applicazione, ho già abbinato la telecamera di sorveglianza, giusto per controllare che funziona tutto. Una cosa che ho scoperto io in più è che funziona anche con un power bank. Io ho un power bank qua con un pannello solare sopra. Esci ad aumentare questa telecamera, vuol dire che puoi anche mettere in giardino volendo. Se avete un wifi abbastanza potente in giardino si può collegare con un power bank. Adesso accendiamo, adesso devo collegare la power bank. Adesso magari si aspetta un attimo, così devo fare una specie di calibrazione. Ecco. Adesso si fa sulla calibrazione e poi è pronto l'uso, diciamo. Qua, dietro qua dove c'è la cassa per parlare, se volete mandare una, come si chiama, una vocale, un messaggio vocale, diciamo. Adesso si è fermato, dovrebbe essere pronto. Apriamo l'applicazione. Allora, ovviamente devi creare un vostro account con l'applicazione. Poi io ho aggiunto anche un pin sulla telecamera, praticamente c'è un pin, se io scaccio su qua, c'è un pin di 4 numeri. E che si accende la telecamera. Adesso lo mandiamo verso l'alto, e vedi che si sposta. Mandiamo tutto verso l'alto, così lo vedete dove va la SD. La SD va qua sotto. Da questo capitolo di vicenda per mettere la SD. Eccoci qua. È molto veloce. Funziona bene. Adesso ho impostato in HD. C'è l'impostazione HD, se no c'è SD. Lasciamo in HD. Giro tutto. Arrivo in fondo, questo è il massimo della rotazione. Giro dall'altra parte. Sono io.
Praticamente è quasi 360 gradi. Ogni tanto vai a scatti per quella della rete wifi. Si può fare una specie di zoom facendo così, ragazzi, si vede meglio. Se io la metto su, si può utilizzare anche così. Posso fare una specie di zoom qua. Posso sempre controllare schiacciando qua, vieni fuori. Ho sempre specie di joystick virtuale. Adesso torniamo qua. Se qua è nato, c'ho tutte le impostazioni. C'ho anche l'impostazione per Echo Show, volendo, che si può abbinare con Echo di Alexa. Io l'ho chiamata la mia telecamera Doggy Cam. Ci sono tutte le impostazioni di rilevamento e di movimento, adesso sono spente. Quindi, come ho detto prima, io ho messo un pin, questo per attivare quella. Poi c'è la rete Wi-Fi. Allora, se torniamo alla pagina, vedi, se io esco, adesso si chiude la telecamera, non posso accedere senza mettere il pin. Torniamo indietro, anche per l'impostazione, devo mettere sempre il pin. Se vuoi aggiungere una telecamera nuova, vado qua dove c'è più, scaccio su Wi-Fi Connection, ci sono anche altre opzioni, ma io ho usato Wi-Fi Connection. Praticamente, se io faccio adesso così, devi aspettare che adesso suona la telecamera quella nuova, diciamo. Quando avete sentito, scaccio, ho sentito sequenza. Si può praticamente ti viene fuori un altro QR code che devi far vedere alla telecamera così e si avvina automaticamente. Adesso la apriamo un attimo ancora. Proviamo a mandare un vocale. 1, 2, 3. Vedi che c'è un po' di interferenza perché, siamo troppo vicini. Comunque, come detto, la cassa qua dietro. Ho provato anche la visione notturna, funziona anche abbastanza bene. Adesso magari metterò un prova del video anche del video notturno, così la vedete come funziona. Tutto qua. Qua abbiamo la cassa per accendere e spegnere, che si può sentire l'audio della telecamera. Puoi fare un video. C'è un'opzione qua panoramica, che praticamente lui fa un panoramica da solo. Vedi che si fa un 350 gradi della stanza scattando foto. E poi si salva sul cellulare nell'applicazione. Adesso eccolo qua, adesso mi è arrivato il viso che abbiamo un panoramico salvato. Faccio su. Ecco, questo sì, è un po'. Non so esattamente cosa serve, ma c'è questa opzione qua. Torniamo a home, mi chiedo con il pin, ok. L'altra cosa che c'è qua è questa opzione qua, che praticamente potete chiudere l'applicazione e tenere acceso solo la telecamera. E si torna dietro l'applicazione. Comunque, come ho detto, questa avevo tutte le caratteristiche che mi serviva con la cassa, che potevo parlare direttamente magari con il cane se sono fuori casa. È un'ottima qualità. Vedete, si vede abbastanza bene. Costruito abbastanza bene, è abbastanza solido, piccolino, anche non è tanto grosso, perché alcuni di questi
che hanno il movimento, sono abbastanza grossi. Questo è molto compatto, molto piccolo. Per me è un buon prodotto, è fatto molto bene, funziona, fa quello che devi fare, e quella è la cosa importante. Se hai trovato questa recensione, un box di spiegazione con come funziona la Mi Bao D600 utile, metti mi piace, iscriviti al canale, poi ci vediamo alla prossima recensione, unboxing, quelle che è. Ciao!